intitola Il kiwi, comportamenti alimentari e di cura di sé e benessere psicologico, e questo già spiega molte cose. I partecipanti sono stati suddivisi, appunto, dicevo, in quattro gruppi, e ciascuno, oltre a questa parte comune, deve anche fare delle cose diverse in ciascun gruppo. Un gruppo, una volta alla settimana, viene a ritirare qui all'università una quantità di kiwi che gli è sufficiente per una settimana. Infatti questo gruppo dovrà mangiare 2 kiwi tutte le mattine. Un altro gruppo, sempre qui all'università, viene invece a ritirare una crema che ha il kiwi come proprietà principale al suo interno, e questo gruppo deve tutte le mattine utilizzare questa crema per il viso. Altri 2 gruppi non devono venire a ritirare alcun prodotto qui all'università, però uno deve eliminare alcuni cibi, in particolare eliminerà il kiwi dalla sua dieta, ma anche le noci, i pomodori, i peperoni, le banane. Invece un altro gruppo non deve modificare in alcun modo i suoi comportamenti né alimentari né di cura di sé, quindi di uso di prodotti di cui fa uso abitualmente.